Maria Gabriella Mieli è stata la prima persona che ho sentito quando volevamo incominciare a costruire gli stati. E poi abbiamo capito che gli stati dovevano essere generali, altrimenti non sarebbero stati stati e soprattutto non sarebbe stato uno stato costituito da noi, che è la cosa più importante. Noi non crediamo che ci siano cose che possono accadere se noi fortemente non ci impegniamo perché queste cose possano accadere. Abbiamo la capacità di creare, di costruire e anche di dire no. E quindi lo stiamo facendo e lo stiamo facendo, lo ripeto, con gli strumenti che siamo in grado di creare uno e di governare. Perché se noi abbiamo strumenti o utilizziamo strumenti che non possiamo governare, non andiamo da nessuna parte. Quindi il principale strumento è quello della comunicazione, quella della condivisione, di costruire insieme percorsi che possano essere attraversati, visto che abbiamo adottato questa parola dell'attraversamento che ci piace tanto. Gabriella Mieli ha un grande progetto che noi abbiamo fatto nostro, girare per l'Italia. Lei gira il mondo perché, insomma, con il suo progetto, la sua associazione, insomma, cerca di fare un grandissimo lavoro, lo fa e lo diffonde con tante donne, soprattutto tante donne, no? E quindi che cosa facciamo adesso insieme? Che cosa fai tu? Che cosa fai tu con la tua associazione? E che cosa facciamo insieme? Lo diamo un po' anche come compito a casa, no? Anche perché mi è, come dire, come titolo che ho proposto a Vincenza, la chiamo Vincenza, Assolutamente. Vincenza giusto? mi chiamo. Così come io mi chiamo Gabriella per tutti, al di là di quello che stiamo rappresentando. In questo momento sto rappresentando qui al tavolo la Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo e sono vicepresidente, in sala c'è anche la presidente Elisabetta Nistri e stiamo rappresentando un'organizzazione che è un'organizzazione non governativa alle Nazioni Unite, fondata nel 1992 in Corea dai coniugi Moon. E insieme comunque un'altra organizzazione che lavora insieme con noi è la Universal Peace Federation, la UPF, qui rappresentata da Carlo Zonato, anch'essa fondata dai coniugi Moon. I coniugi Moon, forse voi avrete sentito parlare del reverendo Moon, che adesso non è più con noi, sono persone nate nell'allora Corea del Nord, quando sono nate, quando la Corea era comunque una sola, cioè non era divisa, quindi adesso la evidenziamo come Corea del Nord. Sulla loro persona hanno vissuto tutta la tragedia dell'essere profughi, dell'essere rifugiati, della persecuzione. Hanno comunque insieme messo al mondo 14 figli, quindi voglio dire, l'impegno di una donna nell'essere moglie di una persona che per chi conosce, insomma, di una carica piuttosto impegnativa. E essere madre di 14 figli, mettere al mondo 14 figli, chi è madre qui può immaginare, può solo immaginare forse, perché già per metterne al mondo uno ci sono delle. E quindi questa è una piccola premessa. Ci conosciamo con Vincenza dal 2016, quando attraverso un percorso siamo arrivati ad essere insieme. È difficile parlare di pace di fronte a quello che comunque intanto abbiamo ascoltato oggi. Io volevo porre l'attenzione anche sulle parole, sull'uso delle parole, le parole che scegliamo, su come le diciamo e sull'energia che queste parole hanno. Ha un'importanza e a volte devo dire che per quanto ciascuno di noi sia impegnato nel proprio lavoro, nella propria missione, nel proprio compito, forse a volte non sempre, nostro malgrado, siamo attenti anche a questo. Intanto voglio dire, ringrazio tutti quanti, specialmente chi è qui dal mattino, con una giornata come questa, che ha un carico, voglio dire, notevole di energia, di emozioni, di sensazioni, non è semplice. Quindi un applauso se va fatto, va fatto prima di tutto a voi che ci state ascoltando e che state condividendo le vostre esperienze con Sembra noi. bello. Personale, perché io mi ritengo molto fortunata. Io sono nata
a Roma, cresciuta nel nord Italia, tornata a Roma, ho sposato un piemontese, quindi ho, come dire, tutto un discorso molto collegato a livello di nazione. Ma ho avuto la fortuna di crescere, oltre insieme ai miei genitori, anche insieme ai miei nonni. E io ho avuto anche la fortuna di avere tutti e quattro i nonni fino all'età di 15 anni. Con due nonni vivevo, con gli altri due, essendo cresciuta poi a Varese, gli altri due erano a Roma, tutti gli anni comunque ci vedevamo. Quindi in termini di costruzione del carattere, di affetto, di amore, di sentimenti buoni, positivi, io in questo sono ricca, cioè la mia infanzia, la mia adolescenza è stata ricca e molto piena e ho un ricordo incredibile e sono molto dispiaciuta, lo sono stata e lo sono tuttora, quando ascolto situazioni di famiglie che non hanno questo, che non hanno avuto la possibilità di avere questa esperienza di vita. I nonni per noi rappresentano un po' quello che è stato il passato, il loro momento, le loro generazioni, quello che loro hanno vissuto e che ci stanno in qualche modo trasmettendo. I genitori sono il momento presente, quindi, e i figli sono quello che è il futuro, che un domani diventerà presente. Quindi è, come dire, è proprio tutto il percorso del tempo e del processo. Quindi questo per me è importante. Io ho una sorella che ha messo al mondo, che fin da piccola diceva: io da grande voglio fare la mamma, ed è quello che lei ha fatto. Noi siamo della generazione degli anni, della fine anni 50, io sono più grande di un anno e mezzo di mia sorella. Mia sorella all'età di 20 anni si è sposata, ha messo al mondo quattro figli maschi, il primo, due gemelli e un altro. La situazione sua di famiglia personale non era delle più rosee, tant'è vero che poi quando è nato il secondo figlio, che fino all'ultimo momento non hanno saputo che erano gemelli, tra le altre cose, è stata una botta piuttosto, come dire, notevole. Che cosa è successo? Ricordo che noi intanto come famiglia eravamo lì, eravamo presenti, nonni, genitori, zii, cugini, c'eravamo tutti per aiutare e sostenerli. Soprattutto il problema principale era un problema economico, comunque, stiamo parlando degli anni 80, adesso questi nipoti ci sono tutti, sono sposati, hanno figli, quindi tutto è andato bene. Però più volte, io allora ero poco più che ventenne, dicevo: ma ci sono modi comunque per sostenere, chiamiamo le aziende, interessiamo, come dire, le istituzioni locali, vediamo di trovare anche dei modi per alleggerire il carico. E mio cognato ha sempre detto: no, non voglio, perché si mettono in mezzo gli assistenti sociali. Non voglio accusare la categoria, sto riportando quello che ho vissuto. Non voglio accusare gli assistenti sociali, perché gli assistenti sociali ci porterebbero via i figli. Io, come dire, non ho indagato più di tanto, ancora adesso non ho indagato, però adesso con quello che sta emergendo ovviamente rifletto. Cos'era successo tra le altre cose? I gemelli nascono quando il mio primo nipote ha circa 2 anni, quindi piccolo comunque. Uno dei bambini è un attimino, come dire, ha bisogno di restare in ospedale un po' di più. Il maggiore, che era super coccolato ovviamente da tutti quanti, si vede arrivare a casa il primo bambino e già qualche difficoltà, ovviamente si capisce, c'è da dividere gli affetti, le emozioni. Dopo un mese arriva il secondo. Nella sua testa probabilmente c'è stato un qualcosa. Un giorno succede che il bambino lo dobbiamo portare al pronto soccorso perché ha ingerito il veleno per le formiche che si metteva fuori sul balcone per necessità, insomma. Ora, allora non è intervenuto nessuno, però, come dire, tu mamma eri da sola con 3 bambini, 2 in fasce e 1 di 2 anni, piccolo, con tutte le attenzioni. Non è successo niente. Un altro episodio, sempre di questo bambino, un giorno a casa degli altri nonni, prende e decide in campagna, diciamo, prende e se ne esce per fatti suoi dal giardino della casa dei nonni e va da solo, 2 anni, in mezzo alla strada provinciale, lo trovano i carabinieri.
lo riportano indietro. Una vicina di casa riconosce chi è il bambino e quindi gli va incontro e si sente tutte le accuse, le critiche, gli accidenti, che così si può dire, che i carabinieri ovviamente immediatamente hanno riportato, pensando che questa vicina fosse la mamma. Non era la mamma, e quindi il bambino poi è ritornato a casa. Allora, col senno di poi, ragionando, se queste situazioni fossero successe adesso, sì, sì. Ecco, non oso pensare, questo non è successo, però per dire, allora, facciamo un passo indietro. Il controllo, una delle parole che io ho sentito oggi a vario titolo, in vario modo, è il discorso del controllo. Il controllo di quello che viene fatto, ma un'altra cosa secondo me importante, sulla quale forse non ci siamo soffermati, è il controllo delle fonti. Cioè delle informazioni che arrivano e Bravo. Che, la dimostrazione di quello che abbiamo sentito, è che non vengono controllate. E questo succede in ogni ambito della società. Adesso perché stiamo trattando di questo caso, ma si parla di storici, si parla... Quindi, come dire, siamo chiamati a svolgere, ognuno nel suo, un lavoro incredibile. Dobbiamo fare attenzione alle più piccole cose, veramente ai pensieri, alle parole, alle azioni, e a cercare di creare un collegamento e una sinergia, così come noi adesso ci stiamo impegnando insieme attraverso le nostre capacità, le nostre professionalità. E una cosa mi piace sottolineare, quello che io ho sempre visto in Vincenza è l'amore e la passione per quello che sta facendo. E questo è qualcosa che fa una differenza, qualsiasi cosa. Se io la faccio perché la devo fare, può capitare ovviamente, soprattutto poi se si parla di lavoro, se io la faccio perché la devo fare, mi comporterò, agirò in una determinata maniera e non sarò mai contenta, non posso essere contenta perché lo faccio e per me è un peso, è un obbligo, è un qualche cosa che non può farmi stare bene e di conseguenza non posso essere in pace. Allora, quando si parla di pace, che è, come dire, un obiettivo grande, perché è un obiettivo che abbiamo tutti, pace e felicità insieme, è un qualche cosa che al giorno d'oggi, per come sono messe le cose, va costruito, va, come dire, ricercato, va fatto, serve anche una visione per poter sistemare, per fare in modo che le cose vadano come giustamente dovrebbero andare. Serve che abbiamo una visione. Se noi non abbiamo una visione, è difficile comunque arrivare per obiettivi man mano e fare un percorso in un certo qual modo. Quindi il peso sarà enorme e la frustrazione anche sarà grande. Allora, come possiamo noi pensare di aiutare gli altri, di parlare di pace e di felicità, se già noi abbiamo un carico enorme sulle nostre spalle, e arrivare ad aiutare le altre persone? Oggi poche volte ho sentito, due o tre volte, la parola amore, che è la parola che noi dovremmo avere continuamente, non solo sulle nostre labbra, ma dovremmo sprizzare da tutti i nostri pori amore. Cioè vivere una vita di amore, una vita che è vissuta per il bene di tutti quanti. Cioè io posso stare bene se comunque sta bene anche lui, se comunque stanno bene i nostri bambini, se comunque stanno bene i nostri genitori, i nostri nonni. Una cosa che oggi è emersa, abbiamo sentito esperti di tutti i tipi, e poca attenzione forse si è data a chi noi realmente siamo. Perché quello che noi facciamo è un qualcosa che noi abbiamo più o meno conquistato, sono le nostre scelte di vita, ma noi prima di tutto siamo delle persone, siamo degli esseri umani. Quanto ci ricordiamo di essere delle persone nella nostra vita quotidiana, nel lavoro che noi facciamo, specialmente se questo lavoro comporta delle responsabilità a un livello più grande, non semplicemente per il nostro, come dire, per il nostro. Allora noi specialmente noi che abbiamo deciso di percorrere un certo cammino e affrontando le tematiche, le problematiche, siamo anche quelli che siamo chiamati a dare speranza.
malgrado tutto. Allora, come facciamo se già noi siamo, come dire, abbiamo sulle spalle un carico pesante, a dare speranza agli altri, ad essere positivi, ad essere ottimisti, ad essere propositivi? Noi dobbiamo farci una, come dire, un esame di coscienza, se così si può dire, ma dobbiamo cercare di fare un controllo su di noi per vedere alla fine di ogni giornata quanto siamo stati coerenti con quello che stiamo rappresentando, con quello che vogliamo raggiungere, con l'aiuto che vogliamo dare. Possiamo anche sbagliare, sicuramente possiamo anche sbagliare. Capitano dei momenti, certo, in cui possiamo prendere delle decisioni che non sono le migliori, ma a volte gli sbagli ci aiutano anche a darci la forza di risollevarci e di metterci ancora più impegno per questo. Quindi, come dire, io sono una donna, stiamo parlando della cioè rappresento la Federazione delle Donne, e quello che mi piace dire anche, io credo che sia giusto, questa è la mia personale opinione, può essere opinabile, ma noi donne siamo chiamate a dare il meglio di noi stesse e a tirare fuori quelle che sono le nostre qualità, ovviamente insieme alla nostra esperienza di vita, le nostre capacità, ma non lo possiamo fare solo noi da sole, perché a questo mondo non ci siamo solo noi donne. Noi dobbiamo imparare a lavorare insieme con l'altra metà del cielo, cioè con gli uomini. E questa è una delle sfide più grandi, perché non è così facile, onestamente, lavorare insieme. Non è facile tra uomo e uomo, non è facile tra donna e donna, ma è ancora più difficile tra un uomo e una donna. Questo, non so qual è la vostra esperienza, però di fatto è così, perché c'è qualcosa che ci stiamo trascinando dalle origini che non è andato come doveva andare e che ha causato grossi problemi che ancora devono essere risolti. Allora, credo che valga la pena fare degli sforzi in più ragionando su noi stessi. Noi dobbiamo mettere insieme gli altri, siamo chiamati a lavorare insieme, a fare squadra. Quindi lavoriamo prima di tutto su noi stessi come persone, individualmente su di noi, per vedere se effettivamente continuiamo ad essere coerenti, continuiamo ad essere ragionevoli, positivi e soprattutto ad agire così come parliamo. Cioè, si predica bene, si razzola male, è cioè, così? Allora verifichiamolo se è così e correggiamo qualche tiro. Infatti tra le buone pratiche una delle cose che volevo aggiungere era l'ascolto. Perché c'è tanto bisogno che le persone parlino e c'è bisogno di persone che ascoltino, come sta avvenendo qui peraltro, ma quando ci troviamo di fronte a casi come questi, a volte le persone, le donne in questo momento forse sono quelle che più sono, diciamo così, vittime della situazione, a volte non sanno nemmeno come fare per tirare fuori la propria voce, a chi rivolgersi e cosa, cioè, è tutto quello che hanno dentro, che hanno accumulato. Noi siamo qui anche per questo. E una delle cose che appunto ha iniziato a dire Vincenza, quando mi ha chiamato e mi hanno chiesto, sarebbe buono che questo tipo di evento che si sta facendo qui oggi fosse itinerante. Ma proprio per solo, ascoltare, esatto, tutti. Perché adesso noi stiamo facendo informazione e comunicazione, che sono due termini che devono andare di pari a braccetto, ma poi ci si mette al lavoro praticamente con le proprie esperienze. Quello che io ho visto e sto vedendo qui oggi, voi al di là di quello che rappresentate, comunque siete uomini e donne, siete, per me, stiamo parlando di famiglia, ci sono generazioni diverse, quindi vedo nonni, vedo genitori e vedo figli. Per me comunque siete tutti fratelli e sorelle e come tali è giusto che le nostre relazioni siano relazioni di fratelli e sorelle. Quindi grazie. Con questo vi ascoltiamo e ci ascoltiamo e lavoriamo insieme.